dedicato la mia vita allo studio, perché attraverso il libro mi sento veramente libero, riesco a trovare me stesso e riesco ad avvicinarmi alla mentalità dei giovani. Ho cominciato il mio percorso studiando all'ISEF di Roma, per poi passare a un gruppo di lauree letterarie e poi passare a un gruppo di lauree giuridiche. Pedagogia e sociologia, per stare più vicino ai ragazzi. Lettere, per la mia cultura personale, per approfondire lo studio dei classici. Geografia, sempre per conoscenza personale, perché mi piace molto viaggiare. Scienze politiche e giurisprudenza l'ho fatto perché mi sentivo carente nella parte giuridica. Poi, siccome ho voluto fare sempre la professione di criminologo, pensavo fosse necessario prendere prima scienze politiche e poi giurisprudenza. Poi le altre scienze strategiche mi serviva molto perché io, dall'altro, sono anche un colonnello di Croce Rossa e un generale dei corpi sanitari internazionali. L'ultima laurea l'ho presa telematica, ossia volevo vedere a 70 anni com'era, e non avendo una grande dimestichezza con queste nuove tecnologie, volevo vedere il mio cervello come reagiva normalmente. Questo è il famoso libro dei Guinness, questo è un bello stimolo per i ragazzi, cercate di entrare in questo libro. Io già con 8 lauree sono entrato come il primo italiano nel mondo e nel libro dei Guinness. Poi sono sempre io, poi adesso superavo sempre da solo, adesso essendo arrivato a 15, a una certa età ho detto basta, quindi chiudo con questo o chiudo, non lo so, insomma ancora. Io vorrei dire ai giovani: non vi fermate, andate avanti, fissate un obiettivo e cercate di raggiungerlo. Non cercate, raggiungetelo.